Da qualche parte, persa nei nebulosi annali della storia, c'è una dimensione nascosta che pochi riescono a vedere. Un posto misterioso, dove le storie dimenticate vengono vissute da chi si avventura nella foresta. Il nome di questo luogo è... ignoto. Era una notte buia come il fondo di un pozzo, e sotto una mezzaluna rovesciata, due fratellini si avventurarono nella nebbia. Wirt e Greg si accorsero presto di aver smarrito la strada, quando all'improvviso sentirono il rumore di un'ascia. Un colpo secco ruppe il silenzio echeggiando nella foresta. Fortunatamente era solo un vecchio taglialegna che disse: «Benvenuti nell'ignoto, allora! Siete più persi di quanto crediate!» L'uomo indicò una direzione e i due fratelli passarono la notte a camminare, ma quando fu giorno erano ancora lì, nella foresta, su quel sentiero che sembrava infinito. Wirt disse: «Il villaggio ancora non si vede, ma siamo nella direzione indicata dal taglialegna, no?» Prima che Greg potesse rispondere, una vocina li chiamò chiedendo aiuto da dentro un cespuglio. «Aiuto!» Era un uccellino di nome Beatrice a parlare. Greg non perse tempo a districare i rami. «Grazie, ti devo un favore!» Beatrice ringraziò con una promessa. «Sì, andiamo a Pottsfield! Vieni!» Accompagnare i due fratelli da Adelaide dei Pascoli. «Lei può aiutarvi a tornare a casa?» Scoppiò un temporale quella notte e anche Beatrice si sentì persa. «Chiediamo a quell'inquietante taverna le indicazioni.» «Ecco, mi domandavo se lei conoscesse la strada per arrivare da... come si chiama? Ah già, Adelaide.» Il ragazzo provò a parlare di nuovo, ma non riuscì a mettere in fila due parole. A quel punto, quando tutto sembrava un'impresa senza speranza, il destino fece arrivare Fred il cavallo, che prima lanciò un nitrito e poi disse: «Piacere di fare la tua cavallescenza!» I ragazzi montarono in sella e tutti insieme arrivarono al fiume. Poi finalmente salirono su un traghetto. Il fiume scorreva calmo. Il sole scendeva rosso all'orizzonte. L'amica rana cantava beata. Quella strana avventura meritava proprio di essere vissuta. E loro l'avevano vissuta per davvero, o forse no. Over the Garden Wall, avventura nella foresta dei misteri. Solo su Cartoon Network.